Ancora fiamme questa mattina sul Vesuvio in un lungo fronte tra quota 800 e 1000 metri nonostante l'azione ripresa dei mezzi aerei. Chiusi tutti gli accessi al vulcano con le fiamme che ora minacciano case e locali. Un'emergenza senza fine, con un'unica certezza: a causare il rogo è stata la mano di criminali incendiari ed il gran caldo, unito all'estrema siccità, non ha fatto che peggiorare la situazione, ormai critica. Durante la notte sono stati effettuati presidi fissi nei pressi di ristoranti ed abitazioni, dopo che ieri, soprattutto nelle prime ore del pomeriggio, si era lavorato per dorare le fiamme alimentate dal vento. Nel pomeriggio un vasto incendio ha distrutto la caserma delle guardie forestali di Trecase, dismessa da 4 anni. E nello stesso luogo l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco e carabinieri forestali ha evitato che le fiamme raggiungessero una fabbrica di fuochi pirotecnici. I dati aggiornati dalla Protezione Civile regionale, comparati con quelli dello scorso anno, sono impressionanti. Gli incendi in Campania tra il 15 giugno ed il 10 luglio del 2016 sono stati 158, quest'anno 927. E sono oltre 600 gli uomini impegnati nello spegnimento di circa 100 incendi che stanno interessando la Campania tra personale della Protezione Civile della Regione Campania, dipendenti della SMA Campania e volontari. La situazione è particolarmente complessa per la concomitanza di più fronti che si sono sviluppati sull'intero territorio, in particolare in provincia di Napoli, Salerno ed Avellino. E sono tutti in azione gli elicotteri regionali che in queste ore stanno fronteggiando i diversi fronti.